senatori e deputati del Parlamento subalpino. La cessione che abbiamo dovuto fare alla Francia d'inizio. Il deputato Giuseppe Verdi frequentava con meticolosa e vorremmo dire eroica assiduità le sedute della Camera. Vi rammento che queste province appartenevano al Piemonte, in quanto alla mozione presentata dall'onorevole Farini penso che debba senz'altro. Signori! Ai voti! Ai voti! Ai voti! Ai voti! Ai voti! Signori! Ai voti! 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 Signori, vi prego di prestare attenzione. Ai voti procederemo dopo, quando sarà stata letta la relazione sui costi effettivi del progetto del governo. Perché una saggia amministrazione in un'azienda e in uno Stato amministrato bene deve sempre commisurare le spese alle entrate. Ai voti, ai voti, ai voti, voti, ai voti. Non fare il passo più lungo della gamba, come ci rammenta la saggezza popolare. E il nostro quel compagno di banco era Quintino Sella, ministro poi delle finanze. La relazione, quindi, dovrà avere la precedenza su qualsivoglia altra discussione. La musica, invece, ed era inevitabile, doveva rientrare nella sua vita. Era la sua vita. Ah, eccolo. Maestro? Una visita da Pietroburgo, Monsieur Achille Tamberlik. Ah. Figlio, naturalmente, del grande tenore Tamberlik. Molto simpatico e molto cortese. È molto abile. Per riuscire assale la retroguardia. Oh, non mi permetterei mai di chiamare Madame la retroguardia. Direi piuttosto il cuore della fortezza. Tiè, voilà. Ben detto. No, non vi disturbate. Il Teatro Imperiale di Pietroburgo, diretto dal tenore Tamberlik, da qualche mese insisteva moltissimo perché sì, sì. Verdi scrivesse un'opera nuova apposta per la Russia. Così. Vostro padre vuole che scriva un'opera per Pietroburgo, ma io sono troppo occupato a fare il deputato. Oh, signor maestro, le sedute alla Camera devono essere così lunghe e così noiose. Non posso scrivere durante le sedute. Ma oggi mi è capitato. Tutti gridavano ai voti e io quella ai voti l'ho messo in musica. Mi par proprio di sentirlo. A tre voci. Per tenore, basso e baritono. Proprio così. Fa 25 gradi sotto zero a Pietroburgo. L'altro giorno qui a Torino, sotto i portici, in un negozio, ho visto una così bella pelliccia di lontra. Non c'è dubbio che è una gran bella cosa per una donna indossare una pelliccia e starsene al caldo. Anche gli uomini in Russia portano pellicce e anch'io la porto. Non c'è cosa più calda di una pelliccia. Come vede, monsieur, madame ha già deciso di andare a Pietroburgo. Oh, io? Oh, Verdi mio, tu lo sai che io non conto per niente. No, ma che? No, credo che sarà una cosa molto difficile. Prima di tutto, per scrivere un'opera ci vuole un soggetto. E in questo momento non ho un soggetto che mi convenga. No, credo che andare in Russia sarà per me ora molto difficile. Più che difficile. Impossibile. Verdi andò in Russia e per la Russia scrisse La forza del destino su libretto di Piave. L'opera fu rappresentata al Teatro Imperiale di Pietroburgo la sera del 10 novembre 1862. Yeah.
basta con questa musica italiana! Basta! Vogliamo basta! La nostra musica! Basta con i melodrammi stranieri! Ridateci la nostra musica! Dov'è la musica vecchia? Basta! Ma cosa applaudite? Questa è musica vecchia! Mettetela, basta! Se ho detto di andare in classe, ma sarò padrone di gridare se la musica non mi piace! Basta! Ordine, ordine, fate ordine! Silenzio, ragazzi, silenzio! In teatro ci sono le autorità, silenzio! Se la musica non mi piace, potete andare via, su! Pagate il biglietto, vi voglio i miei soldi! Buonasera, signora. Ah, Maria. Come le andà, signora Giuseppina? Le andà ben. Le proprie andà ben. Ah, le piace la Russia, Maria? Se piace al suo maestro a lei, mi piace sì. Eh sì, il giovane Tamberlik lo diceva, che una pelliccia tiene caldo. Tamberlik? Sai, Tamberlik mi diceva nel palco che lei il partito tedesco, il partito tedesco che fischiava. Oh, quattro scalmanati. Invece è stato un successo. Oh, e come? Ma mi sono fermato giù dal portiere a spedire un telegramma a Clara Maffei. Le avevo promesso di farle sapere l'esito della serata. E a Parigi hai telegrafato? Giusto due parole. Ottima esecuzione, messa in scena perfetta, magnifico successo. Che è tutto vero. Ma come strano, qui in Russia non si soffre per niente il freddo, per niente. Anzi, il caldo, le stanze sono molto calde. Ah, qui a Pietroburgo, cosa hanno dato di Wagner? Il Lohengrin, se non sbaglio, sì, mi pare. Ma i russi vanno molto in Germania, Baden, Monaco, sì, insomma. E lì, siccome è un musicista tedesco, qualche volta danno anche Wagner. Ma comunque a Parigi il Tannhäuser è stato un fiasco. Senza dubbio. Vai subito a letto? No, scrivo a Napoli a De Santis, con il buon esito della serata. Sì. Due righe e vado a letto. È la prima volta che Giuseppina, e soprattutto Verdi, si preoccupano tanto di far avere notizie del felice esito di un'opera. L'opera è andata benone, ad onta delle coliche del partito tedesco, che grida a tutti i venti che le opere di Wagner sono le migliori. Ah, vi spoglio da me. Vado pure a dormire. Grazie, signora. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signor maestro. Buonanotte. Verdi. Il fiasco della Traviata non lo aveva minimamente toccato. Oggi pochi fischi isolati lo preoccupano. Perché? Perché i fischi della Traviata erano rivolti all'opera. Questi, pochi e sparuti, sono rivolti a lui, che ha 50 anni. 50 anni. Da 25 è sulla breccia. Con questa ha scritto 22 opere, quasi tutti successi, molto spesso trionfi. Ormai è quasi il simbolo del genio d'Italia. È deputato. È carico di onorificenze. Anche qui in Russia ne ha avuto una altissima dallo zar. È ricco. Possiede terre a perdita d'occhio lungo le rive del Po. Viaggia come un principe con due servitori di Sant'Agata. Che gli stia invecchiando. Che la sua vena con gli anni si inaridisca. Questo no. Mai come adesso ha avuto il capo pieno di musica. Che sia allora la musica, questa musica che gli scrive ancora di getto come quando aveva 30 anni, che sia la sua musica che invecchia malgrado la ricchezza dell'ispirazione. Ricchezza melodica. Forse troppa. Forse. Forse troppo di tutto. Cosa non c'è in questo dramma spagnolo da cui Piave ha tolto il libretto? Frati, soldati, zingari, accampamenti.
Tutto questo serraglio variopinto, pittoresco, vivandiere, studenti, mendicanti, è passato nella musica con il confuso effetto di una gran fiera, di una giostra. Dov'è lo scarno Rigoletto, fatto di niente? Nel Rigoletto un solo coro a bocca chiusa e pochi accordi bastavano a dare la tempesta. Tornare indietro? Non è possibile, non può e non deve. Il tempo scorre, cambia, e anche lui è cambiato. Il Verdi di oggi, così pesantemente arrivato, non può essere il magro giovane bruciato di un tempo. E allora? Non lo sa. Per ora se ne va a letto. Ehi, Barbapedana, suona! Suona! Barbapedana, dai, Barbapedana! Sono passati un bel coso! Vedi, vedi il tuo cuore! In quegli anni, fra il 1860 e il 70, un gruppo di giovani artisti milanesi vivevano una specie di bohème. Eccessivi, irrequieti, contestavano tutto e tutti. Volevano far piazza pulita di ogni cosa, ricominciare l'arte dallo zero. E com'è? Leggering. Ah, il figlio il Gadamese fort! Se no che il vada a fare un altro mestiere, che il vada a far l'acqua! Yeah! Sì, se vuoi della birra. No, la birra non fa passare la sete, la spaventa! Si chiamavano tra di loro scapigliati. E la loro bohème, scapigliatura. Ehi là, il cavalier Savon! Guarda chi arriva! Il cavalier Savon! Son chi? Ma cos'è che ti sei messo? Brabito nuovo! Ma cosa ci hai fatto? Ieri pioveva, no? Era tutto infangato di sotto, no? E mi, che sono una persona pulita, ho tagliato via di sotto lo sporco. È proprio sempre lo stesso. In Francia, qualche cosa di simile, la bohème appunto, era nata 30 anni prima. Perché in Italia tanto ritardo? Perché 30 anni prima, in Italia, la generazione precedente, tutta presa a far dell'Italia una nazione, non aveva avuto né il tempo né la voglia di dedicarsi a se stessa. Oggi l'Italia, bene o male, si era fatta. Male, dicevano quei giovani, era stata fatta a furia di compromessi, di diplomazia, a furia di buon senso. Quei giovani, confusamente, contestavano quel buon senso. Era una generazione di grandi speranze e ambizioni. Fece poco. Questi giovani morirono quasi tutti giovani. A pensarci è agghiacciante. Rovani, romanziere, muore a 46 anni, alcolizzato, in ospedale. Ranzoni, pittore, a 45 anni muore in ospedale, pazzo. Tranquillo Cremona, muore a 41 anni avvelenato dai colori che si impastava sul braccio. Emilio Praga, poeta, muore a 39 anni distrutto dall'alcol e dall'assenzio. Franco Faccio, musicista, a 50 anni muore, pazzo anche lui. Un tantam, un... Boito. Certo, la musica deve essere diversa, nuova. Soffermiamoci sopra Arrigo Boito, scrittore, poeta. La musica di domani, la musica del futuro. Musicista, diplomato al Conservatorio di Milano. Dai, lasciami il posto, su. Fammi sedere vicino al pittore. Vicino alla pittura. A differenza dei suoi compagni, vivrà a lungo. Voglio leggere uno... Avrà una gran parte nella vita di Verdi. Vino! Amico devoto e fedele. Oggi no. Boito è di quelli che sognano una musica nuova, diversissima da quella di Verdi. Dell'arte italiana, giovane, rinnovata, libera finalmente da ogni vecchiume, all'arte italiana nuova. Bravo! Alla salute dell'arte italiana, alla salute dell'arte italiana, perché la esca fuori un momentino dalla cerchia del vecchio e del cretino, giovane e sana! Giovane e sana! All'arte giovane e sana! Giovane e sana, dalla cerchia del vecchio e del cretino. Era compreso Verdi tra questi vecchi. Non ho ancora finito, amici! Ascoltatemi! Verdi ritenne di sì. Forse già nacque. Chi sovra l'altare prezzerà l'arte, verecondo e puro, su quell'altare bruttato come un muro di lupanare! Queste parole feriranno profondamente Verdi. Erano dirette contro di lui, forse no. I giovani feriscono senza preoccuparsi, spesso senza saperlo. E quella era una generazione irrequieta, di grandi ambizioni e speranze, grandissime. Voleva rifare l'arte. Non fece molto. Tutti giovani bruciati che morirono giovani. Mentre lui, il vecchio... Ah, bene, bene.
E chi c'è cu? Dai! Dammi al campione, dai! Buongiorno! Lo in tasca a me! Ed è lì che vuol comprare del grano? Ecco, questo è il grano Balsarello. La grano a 1200 quintali. Quanto? Trasporto naturalmente a vostro carico. Quanto? 20 lire al quintale. Vale! E in contanti. 20 lire al quintale le ben caro. Seda. Darse. Das dot e parliamo più. Das ne. Affari fatti. Nessuno pareva più imperturbabile e lontano da ogni inquietudine per il nuovo di questo posato possidente che vigilava le sue proprietà tenendone personalmente i conti. Aveva costruito nuove case, igieniche e moderne, per i suoi contadini. Dove vai che fa freddo? Vado a vedere la pompa che hanno montato ieri. Lei è una pazzia. Tutta quella macchina a vapore per far funzionare una pompa. Il progresso, cara mia. Bisogna star col progresso. Nel giardino aveva installato una pompa a vapore per stare anche lui col progresso. Inutile nasconderselo. Un'epoca finiva, un'epoca nuova incominciava. La villa di Sant'Agata era ormai finita, così come oggi la vediamo. Anche la cappella era ultimata. Una cappella in casa di un uomo che affermava di non essere credente. Ma questa è ipocrisia, si dirà. Verdi amava l'ordine e la religione ufficiale per lui rientrava in quest'ordine. E forse non era credente, ma che non fosse profondamente religioso, magari a sua insaputa, lo escludiamo. Ogni contadino che vive a contatto con la natura, anche inconsciamente, lo è. E Verdi era contadino. Sapete cosa diceva uno di quegli scapigliati, Rovani? Sì, Verdi, sì, ma nella sua musica ci si sente sempre dentro la vanga. La vanga, che poi era la terra. Credeva di sminuirlo, non poteva fargli lode migliore. Sta buon, Nino, sta buon, che adesso andiamo. Voilà, va! Certo, i tempi cambiavano, ma se qualcosa doveva cambiare anche in lui, doveva cambiarsi dal di dentro, con ordine, dentro l'ordine. Quei giovani che si agitavano, nella loro ansia c'era forse del buono, del vero. Avevano l'ansia, ma non la forza creatrice. La forza ce l'aveva lui, il vecchio. Nella sua calma, Verdi lo sapeva. Quasi per esercitarsi la mano, prima di affrontare un'opera nuova, pensò di rimaneggiare il Macbeth, riscrivendone in parte la musica. Peppina? Sì? Ascoltavi da dietro la porta? Ma no, è che ti sentivo suonare e... Hai ordinato di ammazzare i caponi? Oh, certo, cinque. E che cosa ha detto Barezzi? Ha detto che viene, figurarsi. Con il suo Verdi fare il cenone di Natale. Ah, senti. E perché non scrivi a Milano? E non dici a Piave che venga anche lui, eh? Piave? Piave? Ma allora ti sei deciso per il Macbeth? Il Macbeth? E perché no? Certo, rifacendo anche il libretto qua e là. Cambiando. Scrivi a Piave che venga, va.
Ha 17 anni quell'opera. Il tempo passa. Bisogna stare con il progresso. Verdi ha fatto venire dello champagne, tartufi, torrone e mostarda di Cremona. Io diedi la sentenza di morte a 5 infelici capponi, grassi e tondi. Caro Piave, venga che l'aspettiamo. Avremo a fare il cenone di Natale con noi il signor Antonio Barezzi, Maddalena Fagnoni e il canonico. Servite il signore. Antonio. Morta la prima moglie, Barezzi aveva sposato Maddalena Fagnoni. La patata con la mortadella. Piave, scappato da Venezia, dove c'erano ancora gli austriaci, con l'appoggio di Verdi era entrato alla Scala come direttore della messa in scena. Sì. Giuseppina nella sua lettera non lo dice, ma ci piace credere che a questo pranzo... Signor Carlo, tutto bene? Tutto bene? ...ci fosse anche Carlo Verdi. Sì. Dam servizio a lei, signora Peppina. Guardate qua. Giuseppina, niente signora. Sì. Cosa posso servirle, signor Carlo? Oh, io prenderei un po' di sampone. Ma certo. Ecco. Grazie. Va bene? E ci vorrebbe bene anche una coscetta di pollo. Certo, ecco. Oh, la salsa verde. No, la salsa verde no. Ma un po' di mostarda di Cremona sì, Papà, voi starete male, Ma un bicchiere di vino? Me lo dai? Va bene. Ma uno solo? Ecco qua. Te è proprio un bravo fieu. Ma troppo famoso. Troppo grande. Tutti chiamano Verdi. Anche lei. Solo me ti chiamo Peppino. Chi ti chiamerà più Peppino? Quando me non ci sarò più. Su, mangiamo. Carlo Verdi aveva quasi 80 anni. Verdi lo aveva fatto installare nella sua grande casa di Busseto per toglierlo dai disagi della campagna. Il tempo, come sempre, aveva portato pace. Così, Verdi, riprendiamo il lavoro? No. Davvero, Verdi, vuoi ricominciare a scrivere? Se le dico sì, lo andrà a dire a tutto Busseto. Io? Già, proprio lei. Me vaga a dire a Busseto? Eh sì, signor Antonio, poiché questi giovani d'oggi parlano e concludono poco, Verdi ha deciso di rimettersi lui al lavoro. Questi avveniristi, i vuol far la musica dell'avvenire, ma quella di oggi ancora non la sanno fare. Parole sante, queste sì che sono proprio parole sante. Peppino. Chi ce l'avrebbe detto? Povero signor Carlo. Peppino. Moriva un anno dopo per un attacco di cuore. Troppo grande. Mentre il suo grande figliuolo, troppo grande. Troppo famoso. Stava lontano, a Parigi. Famoso. Lavorò a rimaneggiare il Macbeth. Vi lavorò duramente. Quella smania irrequieta di nuovo che c'era nell'aria lo irritava, ma non poteva ignorarla. A volte i versi della nuova edizione li scriveva lui stesso. La luce... langue... il faro... spegne. Insieme con i versi, Verdi componeva la musica. Lavorava insolitamente adagio. Meditatamente. Verdi, è buio, ti rovini gli occhi. No. Grazie, lasciala pure lì. Nel febbraio del 1865 l'opera era tutta riscritta. Certo, sarebbe stato molto più drammatico e di effetto che Verdi, contestato per così dire dai giovani, avesse subito scritto di getto un'opera nuova,
superba, folgorante, che quei giovani mettesse a terra senza discussione. Non fu così. La vita non è un romanzo. Il Macbeth, così profondamente rimaneggiato, fu rappresentato a Parigi. Più che successo produsse grande stupore. Era musica di quel Verdi che tutti conoscevano ed ammiravano. Non era dunque più lui. Passò tempo. Clara Maffei compiva 50 anni. Siamo venuti, donna Clara, per veder la cinquantina, quella dama tanto rara che le è giunta stamattina. Ma dov'è? Non è arrivata? O è celata in mezzo ai fiori? Grazie, bravo, Praga. Benissimo. Grazie. Praga, Faccio, Boito e molti di quei giovani avveniristi le erano attorno. Oh sì, Cremona. Clara Maffei, sempre timorosa di non essere abbastanza impegnata, era divisa tra quei giovani, tra la sua ansia di stare al passo con le nuove correnti e l'antica devozione a Verdi. Suonano! Se fedele il flutto m'aspetta, se muore il mio Verdi. Caro Verdi, quei due giovani, Faccio e Boito, mi pregano con tutto il cuore di salutarvi. L'altra sera mi fecero sentire per intiero il ballo in maschera. Tradì l'amor mio, tradì l'amor mio. Sull'agile prora del mare nel greve. Clara aveva molta autorità e quei giovani, Boito soprattutto, erano troppo onesti e intelligenti per non sentire, passate ormai le intemperanze della prima età, la forza e la grandezza di Verdi. Verdi, no, era un carattere diffidente, difficile nel dimenticare. Cara Clarina, se Faccio e Boito sono destinati a rizzare la nuova arte sull'altare, ora bruttato come lezzo di lupanare, tanto meglio per loro e per il pubblico. E io ci andrò ad accendere un moccolo. Come si vede quelle parole di Boito, Verdi non le dimenticava. Attraversava un periodo difficile. È sempre difficile doppiare il capo dei 50 anni, il mondo che cambia. Ah, comandi. Devi postare. Persone amate che lasciamo per strada. Anche Lulu, l'affettuoso compagno di cui rimaneva solo un ritratto fatto da Palizzi, era morto. Anche Giuseppina invecchiava. Tra lei e Verdi rimaneva l'amicizia, l'affetto, soprattutto la stima. Ma i giorni dell'amore, del grande amore, forse erano finiti. Quei giorni in cui gli scriveva una fra le più belle lettere d'amore mai scritte. Per quanto tu sia un genio, pure ciò che mi affascina in te è il tuo carattere, la tua altera indipendenza, che sempre seppe conservare una selvaggia verginità di idee e di sentimenti. Una selvaggia verginità di idee e di sentimenti. Mai definizione più bella e più innamorata fu data del carattere di Verdi. La lettera continua. Oh mio Verdi, io non sono degna di te e l'amore che mi porti è una carità. Continua ad amarmi. Amami anche dopo morta, così che io mi presenti la divina giustizia ricca del tuo amore. Non sono degna di te. Ancora in questa lettera, che pure è scritta 2 anni dopo il matrimonio, il senso di colpa è sempre vivo in Giuseppina. Colpa dei figli avuti prima. Colpa di non aver saputo dare un figlio a Verdi. Una bambina cominciava a correre per casa. Era figlia di un cugino di Verdi, che si chiamava Verdi anche lui. Ah, oh, Filomena, tenta a non farti male. Ma dove corri, eh? Filomena! 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 Cosa fai? Stai attenta. Non devi dare noia allo zio. Sì, signora. Chiamami zia, non signora. Sì, signora. Zia. Sì, signora zia. Oh, sei tutta sudata, spettinata. Vieni, ti metto un fiocco. Forse Giuseppina pensava ai suoi figli. E i suoi due figli lasciati a crescere chissà dove. Vieni. Vieni qui, a guardarti allo specchio. Guarda. Ti piace?
No, signora. Chiamami zia. Chiamami zia, non signora. Sì, signora. Oh, vai da Maria e fatti dare una bella fetta di torta. Oh, sì, zia. Zia, zia, mangio la torta. Zia, zia. Insomma, i coniugi Verdi erano due coniugi senza figli che invecchiavano e che sapevano di invecchiare. Per l'opera di Parigi nel 1867, Verdi scrisse un'opera su libretto francese, il Don Carlos. Verdi non aveva mai espresso in questo modo il senso amaro della vanità e della inutilità della vita. Protagonista è il vecchio Filippo II di Spagna, che per ragioni politiche ha sposato una giovane principessa già fidanzata a suo figlio, Don Carlos. Lui, un vecchio, che sa di essere vecchio. Ella giammai m'amò, quel cuor chiuso è a me, amor per me non ha. Ella giammai m'amò. Quel cuor chiuso a me, amor per me non ha, per me non ha. Vecchio e tormentato da un'inutile e stanca gelosia, io la rivedo ancora contemplar triste in volto il mio crin bianco il dì che qui di Francia venne. Io la rivedo ancora contemplar triste in volto il mio crin bianco il dì che qui di Francia venne. Scorso la notte solo con i suoi amari pensieri. No, amor per me non ho. Amor per me non ho. Ora viene l'alba. Ove voglio pier presso finir l'aurora in bianca il mio verò già spunta il dì. Non ha dormito, non riesce a dormire. Passa, vengo i miei dormiranti. Soltanto quando sarà morto dormirà, ritroverà il sonno nella tomba. Oh.
più bella, la più sconsolata meditazione che si sia mai scritta. L'amara meditazione di un uomo che si sente vecchio davanti all'inutilità della vita. Filippo II in realtà non aveva 40 anni, ma Verdi, a sua immagine e somiglianza, gliene dà più di 50. Verdi aveva 53 anni. Si sentiva dunque vecchio. Signor zio. Signor zio. È venuto a salutarti. Ah, sì. Anselmo la porta in calessino dai suoi, a Soragna. Addio, eh. No, la porto io. L'accompagni tu? Sì, vi aspetto lì fuori con Anselmo. La piccola Filomena in questi ultimi tempi era vissuta quasi sempre nella grande casa di Busseto con il vecchio Carlo Verdi. Signor... zia? Sì? La bambola la posso pigliare. E dov'è? Sul letto. Ma sì, certo, vai, è tua. Ma mentre Verdi era ancora a Parigi, Carlo Verdi era morto. E la piccola doveva ora lasciare la bella casa di Sant'Agata, dove aveva trascorso le vacanze... Zia mia! ...per tornare dai suoi genitori a Soragna. Ciao, Filomena. Addio, zia. Su, su, non fare così, su. Ma non piangere. Torni dai tuoi, non sei contenta? Ah. Addio, signora zia. Sta brava, eh? Sì. Dai che guido io, dai. Va bene, signor maestro. Yep. Voilà. Addio. Addio. Anche se disamorato com'è, pensa di essere vecchio, Verdi non è vecchio. Non lo sarà mai. La sua ultima opera la scriverà a 80 anni. Proprio con questo Don Carlos, dove tanto parla di rinuncia e di inutilità, Verdi lotta e combatte come un giovane. Come? Con la musica che ha scritto, tanto nuova che i critici ne sono rimasti perplessi e qualcuno, il solito sciocco, ha fatto il nome di Wagner. Un profondo contrasto per anni parve opporre Wagner, il grande musicista tedesco, a Verdi. I giovani, soprattutto gli avveniristi, sbandieravano Wagner quasi come loro simbolo e portavoce. Ma Wagner non era un giovane. Era nato anche lui nel 1813. Aveva quindi la stessa identica età di Verdi. Le sue opere, però, non avevano avuto un successo immediato come quelle di Verdi. Composte all'incirca negli stessi anni, solo oggi, quando già Verdi era sulla breccia da 15 anni, cominciavano a venir rappresentate. E anche per questa ragione, oggi ai giovani apparivano più recenti, più attuali, quasi una nuova rivoluzionaria maniera di concepire il melodramma. Ma era proprio così totalmente rivoluzionaria? Sentiamo Wagner. Beh, mi spiego. La vecchia scuola italiana, per tradizione, spezza l'opera in una serie di arie. L'una la canta il tenore, l'altra il baritono, un'altra la prima donna. Io invece non voglio una sfilza di arie o di canzonette, voglio un dramma musicale, unitario, compiuto da cima a fondo. Queste sono parole dette da Wagner il giorno 7 gennaio 1873. Ma quasi le stesse parole non le abbiamo sentite da Verdi a Napoli a proposito del ballo in maschera? No, due o tre pezzi non creano il dramma musicale. Io non scrivo delle arie. Io voglio un dramma in musica. Come si vede, i due avversari erano molto più vicini di quanto non pensavano critici e avveniristi. Entrambi si proponevano di creare, anche se per vie diversissime, appartenendo a popoli e a culture diverse, un dramma musicale unitario. Wagner lo proclamava, ma anche Verdi, dal tempo del Rigoletto che definiva opera rivoluzionaria, anche Verdi ne era consapevole. Lo sapeva. Zio, zio, fermati! Non andare avanti, fermaci! Quasi arrivai. Presto sarai a casa. No, zio mio, a casa no. Beh, 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 che cosa c'è, eh? Non vuoi tornare dalla mamma? La mia mamma è la zia Giuseppina. Voglio restare con lei e con il cane.
Capitane Black. Ma che cosa dici? No, non mi portare a casa. Portami invece a casa dove, dopo aver mangiato tutte quelle robe buone, tu mi chiami Filomena e io ti vengo a tirare la barba. Portami indietro dalla mia zia. Portami di nuovo da lei. Su, basta, fa la brava, eh. Yup. Voilà. Verdi adotterà Filomena, che diventerà sua figlia e sua erede universale. E qui sorge anche troppo facile la domanda: perché non adottare i figli, uno dei figli di Giuseppina? Ma perché riconoscere e adottare uno di quei figli avrebbe voluto dire riconoscere e accettare un passato che doveva essere cancellato come se non fosse mai esistito? Forse questo era stato tacitamente convenuto tra Verdi e Giuseppina al tempo della loro unione tanto esitata e rimandata. E questo esigevano le regole della buona società di allora, i suoi pregiudizi. Ehi, là, in casa! Giuseppina? Giuseppina! Sì! Ah! C'è qui una ragazzina che vuole stare con la sua zia. Tornala, tornala, mia bella. Sarà contenta, signora. Eccola qui, eccola qui. Zia mia. Oh, il mio rabatin. Brave, brave. Piangete pure. Così mi metto a piangere anch'io e siamo in tre. Così la piccola Filomena entrava nella vita di Verdi. E Barezzi ne usciva. Maddalena. Sì. Ma chi è che suona di là? Di là? Ma non c'è nessuno di là. No, sì, da là. Ma non sta suonando nessuno, papà. Senti. Amalia, senti, vai a vedere. Vai tu a vedere chi è che suona di là nel salone. Va, va. Nel salone? Sì. Va. Amalia, come sta? La febbre? Sta male, febbre alta. Per di qua? Sì. Oh, maestro, maestro, sta così male, Dio mio, vuole lei? Sì, sì, sì. Signora Giuseppina, che angoscia. Coraggio, Maddalena, coraggio. Verdi, te stavi di là, eh? Ma perché non venivi qui? Ma sì, te stavi di là, t'ho sentì suonare. Quel suon, quelle preci, solenni, funeste. Madonna, che musica, Madonna. Suonavi il trovatore. Il miserere. Sì, sì, sì. Quelle preci. Sole. Verdi. Sì. Verdi. Se torna, o se resta qui tutto il tempo. Ma no, ma no. Se resta qui, eh? È lunga. Certo, nelle opere si cade e in sei battute di musica si muore. Su, su, andiamo, su. E invece, Fleminga così facile. Signor Antonio, se lei parla così, guardi che mi arrabbio sul serio, eh. Oh, no. Sì. No, no, eh. Signora Giuseppina. Sì. Signora. Ma chi è che suona di là? Da là. Di là? Nessuno.
Nessuno? Ma sì, sì, sono sempre con la musica. Tarum, tararum, quel suon, quelle preci. Tarum, tararum, basta, basta. Con tante belle arie di Verdi, con tante belle musiche del mio Verdi. Perché sempre quella, quel suon, quelle preci. Solenni, funeste, no, no. Questa sigla è bella. Oh, oh, Madonna Santa! Maddalena! Che c'è? Vai! Signor Antonio. So che... Alma Verdi. Il povero signor Antonio, il mio secondo padre, il mio benefattore, il mio amico. Colui che mi ha amato tanto non è più. Se vi è una seconda vita, egli vedrà se io l'ho amato e se gli sono grato di quello che ha fatto per me. Con questo esito, il Mefistofele di Boito, la sera del 5 marzo 1868, veniva dato alla Scala. Durava 5 ore. I giovani avveniristi, e con essi Clara Maffei, pensavano di salutarlo come l'opera che avrebbe detto una parola nuova. Tanto più grande ora il fiasco, quanto più l'attesa era stata grande. Mi si scrive di venire a Milano che questo è il momento opportuno. Il momento opportuno. Becilli, ma che sono io fatto per godere della rovina degli altri? Verdi non vuole infierire, gli ripugna, ma è umano che la caduta di Mefistofele gli faccia per contrasto sentire la sua forza. Se ne sente fin troppa di forza. In questo momento mi sento come un cavallo sbrigliato che è stato in scuderia per un inverno intero. Mi pare che se io fossi più giovane volerei sugli alberi come i passerotti. Questi fottuti anni come passano? Adesso lui e Giuseppina trascorrevano ogni inverno a Genova. Abitavano in Palazzo Sauli, un sontuoso appartamento affittato e arredato per loro da Mariani. Oh sì, una città simpatica. Oh, caro maestro. Mariani, stai comodo, comodo. Che era direttore stabile al Teatro Carlo Felice di Genova. Dicevamo, che bella città che è Genova. Sì, sì, tranquilla. Hai visto quello che scrive Filippi, il critico, sopra il giornale? Vuoi dire a proposito del Mefistofele? Oh, no, 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 del Don Carlos, che tu hai diretto a Bologna. No, cioè, sì. Mariani aveva diretto a Bologna una ripresa del Don Carlos, che dopo il tiepido successo di Parigi era stato un vero trionfo. Questo avrebbe ancora più rafforzato l'amicizia tra i Verdi e Mariani se... Cosa? Cosa dice Filippi? Il successo fu immenso, l'esecuzione fenomenale.
Il primo e più gran merito di questo eccellente risultato lo si deve al direttore Angelo Mariani, per il quale non vi sono lodi né epiteti bastanti. Ma caro Mariani, questo è un inno. Ma no, no. Di cosa stai a leggere? Ma che cosa sto facendo? È un vecchio articolo. No. E poi? Dunque, il suo genio, è veramente genio, sfavilla quando dirige. Si direbbe che egli stesso, con la magia dei suoni, componga un nuovo Don Carlos nel Don Carlos di Verdi. Ma cosa leggi, maestro? L'articolo di Filippi. Caro Mariani. Prego. Caro Mariani, allora eccovi coautore. Ah, sciocchezze, sciocchezze. Filippi è il solito esagerato. No, 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 non solo Filippi, ma anche Mazzucato. Senti cosa scrive, senti. Egli non solo si assimila alla mente del compositore, ma questa mente egli sorpassa quando a quando. Oh, i giornalisti, lo sai bene come sono. Maestro mio, io non conto niente. Io eseguo. Io sono un esecutore soltanto, una povera bacchetta. Oh, no. Solo una bacchetta. Non era vero, non lo pensava. Prego. Era orgoglioso, orgogliosissimo, persino vanitoso. Mariani adorava Verdi, ma era quel ma che Giuseppina non gli perdonava. Non giochi? E per quel ma non gli perdonava tante altre cose. La sua capricciosità un poco femminea, quel suo lamentarsi di essere sempre sofferente, no, languente, stanco. Se non vi dispiace, io mi siedo qui. Sono giovane, ma anche un po' malato. Malato, sì, alle emorroidi. Il povero Mariani, invece, aveva un cancro e non lo sapeva. Ah, ah, ecco il caffè, balsamo per l'uomo. Sul tavolino, accanto al signor Mariani. Lo verso io. Permette? Ma certo. Quanto zucchero, signora Giuseppina? 3, prego. Son così amara. Che bugia, per provocarmi. Un'altra cosa ancora Giuseppina non gli perdonava. E questa, senza mai dirlo, davvero non gli perdonò mai. Grazie. E fu... La signorina Stolz. Fu Teresa Stolz. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, maestro. Alla signora e a tutti. Sono venuta. Eccomi qua. Scusi. Cara signorina Stolz. Mia cara signora Giuseppina. Ha visto chi è che c'è mia qui? Mia bellissima... Resi. Gradirebbe un caffè? Un caffè, sì, grazie, io adoro il caffè. Caro Mariani, volete offrire voi il caffè alla vostra Resi? Ma subito. Mentre io lo porgo al maestro. Teresa Stolz era la fidanzata, in realtà forse anche l'amica, di Mariani. E come tale, Mariani l'aveva introdotta in casa di Verdi. Posso porgere io il caffè al maestro? Teresa Stolz aveva 34 anni, aveva una stupenda voce di soprano. Aveva maestro. Cantato in quel Don Carlos di Bologna sotto la direzione di Mariani. Doveva cantarlo adesso alla Scala. Vi credevamo a Milano per le prove. Sì, infatti. Prego. Parto proprio questa sera. Speriamo che il Don Carlo restituisca un po' di dignità alla Scala dopo quell'orribile bagarre del Mefistofele. Speriamo. Grazie. Sono venuta proprio per il Don Carlo. Ho ripassato l'aria di Elisabetta. E se il maestro mi volesse ascoltare... Eccomi qua. Oh, no, 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 no. Lei rimanga qui, signor maestro. Mi sente mentre seguita a giocare. Il mio Mariani mi accompagnerà al piano. Con piacere. Oh, forse chiedo troppo. La mia cara signora Giuseppina, eh? Perché no? Ma certo, mia cara. Ma certo. Prego. Oh, prego. Sì. Venga, mia cara. Più che bella, ecco qui. Teresa Stolz era straordinariamente vivace e piacente. Mariani ne era pazzamente innamorato. Diciamolo subito,
Dopo Margherita Barezzi e dopo Giuseppina, Teresa Stolz fu la donna che ebbe maggior posto nel cuore di Verdi. Quale posto? I biografi di Verdi a questo punto si dividono in due schiere, opposte ed avverse. Per gli uni, Verdi ebbe, inutile fare rigiri, una vera e propria relazione con la Stolz. Per gli altri, non si trattò che di una lunga e innocente amicizia. E tanto più gli uni e gli altri appaiono stranamente sicuri, quanto non esistono documenti decisivi che confermino l'una o l'altra tesi. Noi cercheremo di esaminare questo periodo attenendoci strettamente ai documenti, pochi del resto e vaghi. La prima avvisaglia, diciamo il primo campanello d'allarme, sembra essere una drammatica lettera di Giuseppina. È quasi trascorso un anno. Verdi si trova a Milano, per la prima volta dopo 20 anni alla Scala, per una ripresa della Forza del Destino. Vi canta Teresa Stolz. Caro Verdi, ho ben pensato e non verrò a Milano. Non verrò a Milano. Mi risparmierò così di venire misteriosamente ad ora di notte alla stazione per farmene scivolar fuori come un involto di merce proibita. Come un involto di merce proibita. Cosa ha voluto dire Giuseppina con queste amare scusi, parole? Scusa, signor maestro. Sì, sì. Ho ponderato il tuo profondo silenzio prima che tu partissi da Genova e i miei presentimenti mi consigliano di declinare l'offerta che mi fai di venire a Milano per assistere ad alcune prove della forza del destino. Evidentemente Verdi ha invitato Giuseppina a Milano, ma senza troppo entusiasmo. Chissà, forse di malavoglia. Da 15 giorni Verdi è solo a Milano, dove c'è anche la Stolz per le prove. Le prove che fa con Verdi. La Stolz a Milano, sola anche lei. Sola con Verdi. Di declinare l'offerta di assistere alle prove della forza del destino. Sento tutto quello che c'è di forzato in questo tuo invito e credo sia meglio lasciarti in pace e starmene a Genova dove sono. Così non mi espongo a ulteriori e inutili amarezze e tu sarai completamente a ton aise. Tollera dunque che il mio cuore esacerbato trovi la dignità del rifiuto e Dio ti perdoni l'acutissima ed umiliante ferita che mi hai recata. Voglio fare una prova. Vai Bruno, avanti con lo spezzato. Dai adesso col rullo della cascata. Bene così. Ma guardi Faccio, non è fantastico? Guardi che bello. Bravo Ferrario, bravo. Vorrei chiamare il maestro. Ma dov'è il maestro? Ma in platea. Non è magnifica? Non è magnifica la cascata? Sì. Sembra vera. Sì, sembra proprio vera. Bentornato, signor maestro. Signora Giuseppina. Se che? È il signor maestro, l'è arrivato. Il maestro. Buongiorno, signor maestro. Mi stai scrivendo un'altra lettera? No. Scrivevo la bambina. Ha pianto così tanto quando l'ho lasciata in collegio a Torino, poveretta. Oggi piange e domani ci ringrazierà. Ma tu cosa fai qui a Genova? E le prove? Per 2 giorni sospese. Sono venuto a prenderti e a portarti a Milano.
Sì. In quanto a quella brutta lettera che tu mi hai scritto. Il 27 febbraio 1869 la forza del destino andava in scena alla Scala. Vi cantava Teresa Stolz. Giuseppina. Bastava una buona parola per cancellare in lei i dolori, gelosie, forse sospetti. Non è vero, Giulio. Scriverà proprio in quei giorni a Giulio Ricordi che da 30 anni stampava le opere di Verdi. Non è vero che in Verdi l'uomo supera l'artista. Noi non finiremo mai di stupirci e di ammirare questo amore unico, immenso, furioso malgrado l'età e gli anni, che lei stessa chiamava febbre amativa, che colmò tutta la vita di Giuseppina. Oh mio Verdi, amami sempre, amami anche dopo morta. Questa prima tempesta, se tempesta c'era stata, ormai era superata. Giuseppina, al solito, fu perfetta e volle e seppe conservare tutta la sua cordialità alla Stolz. Non così con Mariani. A Mariani, ostinatamente, non perdonava. Presto, tra Verdi e Mariani, sarebbe scoppiato un dissidio che Giuseppina nulla fece per attenuare. Anzi, occasione fu... Rossini. La morte a Parigi di Rossini. Rossini è morto. Rossini? Sì. È a Parigi, a Passy. Il 13 di questo mese, a 76 anni. Una polmonite, poi un'infezione e cancrena. Oddio. Per onorarne la memoria, Verdi fece una pubblica proposta. Tutti i migliori musicisti italiani avrebbero collaborato a una messa funebre cantata. Ognuno un brano, come un omaggio collettivo. Una messa da eseguirsi fra un anno, il giorno anniversario della morte. Oh, bella idea. Bella e commovente. Da eseguirsi a Bologna, dove Rossini ha vissuto e studiato. A San Petronio, in Bologna. A Bologna. Ma a Pesaro, dove Rossini era nato, il consiglio comunale... A Bologna ne commemoravo la morte. Ma Rossini è nato qui. E noi... Qui, a Pesaro, ne celebreremo l'onomastico. 3 mesi prima, noi, 3 mesi prima, faremo una grande celebrazione per l'onomastico. Il 21 agosto,
tre mesi prima di Bologna e chiamiamo il nostro grande conterraneo Angelo Mariani che venga qui a dirigerla. Mariani, senza pensare alle conseguenze del suo gesto, accettò e chiamò la Stolza a cantare nello Stabat Mater di Rossini. E la celebrazione di Pesaro fu, purtroppo, un trionfo. Diciamo purtroppo perché dopo Pesaro la messa di Bologna diventava un inutile doppione. Proprio mentre Verdi aveva già scritto per quella messa il suo brano che era Il Libera Me Domine. Quell'anno Teresa Stolza aveva preso mille e più impegni. A Padova, Parma, Trieste, Torino. Così... Starai via per mesi e mesi, mentre dovevamo sposarci quest'estate. Quest'anno ho tanti impegni, caro, ho tanti impegni, lo sai. Al mio ritorno, quando ritorno? Non è che hai preso tanti impegni per stare lontano da me. Dimmi la verità. Io ho la mia carriera, lo sai bene anche tu. Oh, cos'è, non stai bene? Ah. Stai male, ti fa male? Io ti infastidisco con questa malattia ridicola e stupida. Stupida, sì. Stupida. Oh, ma no. Ma sì, no. Sì, sono proprio ridicolo. Oh, perché dici? Un artista, un musicista, così ammalato d'una malattia ridicola. Le emorroidi. Ma voglio farmi operare entro l'anno che viene. Voglio farmi operare, davvero, sì, l'anno prossimo. Sì, caro, sì. L'anno che viene, si capisce. L'anno che viene tu ti fai operare. E starai bene. Ma perché deve essere così? Che tutti i miei amici, prima così entusiasti, poi a uno mi lasciano tutti. Ti lasciano? È una tua idea. Non è una mia idea. Anche Verdi. Non parliamo poi di Giuseppina. Ma caro, Verdi si è seccato a morte con te per il fatto di Pesaro. Ma a Pesaro hai cantato anche tu, eppure non ce l'hanno con te. Ma a me non possono dire niente. Sei stato te che mi hai portato a Pesaro, no? Quello che è peggio è che a Bologna... Vuoi dire la messa di Bologna? Sì, i cantanti del teatro comunale non... Mein Gott, non mi dire che il teatro di Bologna non vuole più prestare i cantanti a Verdi per la messa in onore di Rossini. Oh... Verdi, questa non te la perdonerà mai. Non mi perdonerà. Ma certo. A me. Proprio a te. Perché a me? Non lo so, ma so bene che sarà così. Oh, santo cielo, dimmi come hai potuto accettare di dirigere a Pesaro e questo tre mesi prima di Bologna. Ma io prima di accettare di andare a Pesaro ho chiesto anche il parere di Verdi. Oh, non fare il bambino. Cosa ti aspettavi da lui? Che ti dicesse te lo proibisco? E Pesaro è stato un grande successo per te. Troppo successo. Troppo successo. Troppo? Sì, troppo. Ma è un grand'uomo. È un grande genio. Oh, ma cosa pretendi? Che sia anche un santo? Hilde! Hilde! Stiralo. Ma Giuseppina avrebbe dovuto capire. E avrebbe potuto spiegargli. Giuseppina. Giuseppina sta lì anche lei che non sa... Non sa ancora che cosa deve pensare, se bene o male di me. Di me e del maestro. Perché vedi, chissà, qualcuno, che non voglio dire, qualcuno forse le ha messo, come voi dite, la pulce nell'orecchio, più per balordaggine che per altro. Un qualche chiacchierone
senza pensare alle conseguenze, le avrà detto: bisogna davvero ammettere che il maestro Verdi ha proprio molte attenzioni per la signorina Stolz, sfogando così la propria stupida gelosia con la persona meno adatta. Io? Caro Angelo, tu a me ancora non mi conosci bene, perché non è facile conoscermi, ma io a te ti conosco benissimo. E se ho detto un qualche chiacchierone non ha pensato che, è perché quel chiacchierone non ha pensato che quella donna ha aspettato anni per farsi sposare e che ciò che ha ottenuto se lo tiene stretto, con le unghie e coi denti. E che è umano che sia molto sospettosa e gelosa, tanto più che per lei gli anni sono passati. Mentre Verdi è ancora oggi un gran bell'uomo e per di più un genio. Vedi, caro, ascoltami. Io le cose le dico come stanno. E per dirle come stanno devo essere o terribilmente furba o terribilmente sincera. Scegli tu. Verdi, Giuseppina, Teresa Stolz erano tre personaggi di grande statura. Era inevitabile che il povero Mariani rimanesse schiacciato. E Verdi? Verdi? Per ora gli piace solo la mia voce. E così deve restare. La messa di Bologna non venne eseguita. Verdi ne fu offeso profondamente. E questo fu l'inizio della rottura con Mariani. Bella figlia dell'amore, schiavo son del...